Grazie a voi, sarà un viaggio più o meno come quello qui dell'LSD, insomma. Allora, quindi, iniziamo da dove vengo io. Io vengo dalla Torre d'Avorio, università, riunione professori, dove il motto è un po' di più le cose e tutto funziona. E in particolare oggi vi parlerò di tipi. Che cosa sono i tipi? Nel magico mondo dell'università, i tipi sono un modo per approssimare il fatto che i programmi funzionino correttamente. Il che vuol dire che quando c'è un programma che funziona correttamente non tipa, basta complicare il sistema. E rende sempre più complicato finché tutto non funziona. Quindi, in questa prima parte del talk, vi presenterò un po' di esempi in cui vedremo, diciamo, la massima complicazione a cui siamo giunti nel tipare le cose. Solo che questo sarà un delirio, e poi arriveremo ai generalized algebraic data types, che sono una via di mezzo ragionevolmente utilizzabile, e che trovate per esempio in OCaml, in Haskell, fatti bene, e fatti male li trovate in Scala e in altri linguaggi. Quindi partiamo dal problema di cose che non si tipano e si dovrebbero tipare. Quindi l'esempio più banale di tutti forse è questo. Qual è il tipo di if variables then Claudio se c'è dato i coin, due string è un numero intero, altrimenti la string è c'è in giro. Come si tipa sta roba qua? Quindi la cosa bizzarra sempre è che quando uno chiede agli informatici escono le cose più quirky, o non sanno rispondere, o iniziano a tirare fuori e faccio dei tipi un po', faccio delle cose più. Però se io chiedo a mia moglie che informatica non è, mi dà subito la risposta giusta, che è, beh, semplice: se verbos then string per string per int, quindi da questo momento in avanti, almeno su questa prima parte, scriverò in nero i termini e in blu i tipi. Quindi vedete che utilizzo un instance nei tipi per tipare l'instance del codice, ok? Verbos lì non si capisce bene che cosa sia, quindi proviamo a complicare un secondo e facciamo una funzione. Quindi stavolta la sintassi che sto usando, questa è pseudo-sintassi, però è diciamo OCaml-like. Quindi fun verbos for each, cioè vuol dire una funzione anonima che prende l'input verbos e poi restituisce un output. Quindi quella è una funzione che prende verbos ed esegue lo stesso identico codice. Che tipo diamo a questa funzione? Ovviamente una funzione che prende l'input è un booleano, ci faccio un if-then-else, e poi l'output sarà quello di prima. Però ho bisogno di complicare un epsilon alla sintassi, perché il mio input è bool, devo darci un nome. Devo dire che verbos è il nome dell'input bool, e poi l'output a questo punto posso scrivere il verbo. Quindi notate che cosa sta succedendo? Il mio tipo contiene codice di fatto e utilizza il codice anche. Che mi posso fare? Cosa ci posso fare con una cosa del genere? Prendiamo un esempio noto di qualcosa che notoriamente non si tipa o si tipa a botte di eccezioni nel compilatore, la printf del C, penso, spero che tutti più o meno vista in vostra. Quindi è quello strano animale su in Cina, per cui voi la printf passate in quello dall'altro che tocca una stringa, la stringa contiene una S100F, e poi prendo un numero arbitrario di parametri e diesimo parametro in più ha come tipo quello che è specificato dal mio specificatore, dove D sta per intero, S per stringa, S per float. Quindi in quello caso il primo numero deve essere un 4, secondo L è terzo. È implementata in C e in altri linguaggi, ma se provate a implementarla voi non ci riuscite, perché ovviamente non riuscite a tipare l'espressione. Cerchiamo di capire invece, se uno è un po' più fantasioso con i tipi, come la tipiamo. Quindi semplifichiamo un secondo problema: invece di utilizzare una stringa che contiene gli specificatori, utilizzo una lista di specificatori, una lista per esempio DSF, dove quei DSF scriverò in rosso sempre i costruttori dei tipi di dati algebrici. Quindi quello che voglio scrivere, per esempio, come caso iniziale della printf, come caso più semplice della printf,
una funzione stringo var che prenda un solo specificatore sulla funzione, in caso lunario, diciamo, della pentata. Quindi la voglio poter invocare, per esempio, passando di 4, perché di vuoi 2.0, oppure F2.0, perché di passo più. Come posso fare una cosa del genere? Prima ho utilizzato un if then else e l'ho tipato con un if then else. Stavolta io voglio fare un'analisi per casi sui miei specificatori, se è un D, se è un S o se è un F. E il costrutto che utilizzo ovviamente è il pattern matching, che è la generalizzazione del libro, diciamo. Quindi il codice in realtà è banale. Il codice della mia funzione, devo prendere l'input del specificatore, mi manca l'input, e dopodiché faccio analisi per casi. Se lo specificatore è un D, restituisco una funzione che legge in input un intero I e lo trasforma in una stringa sapendo un intero, una stringa finita. Se S prende in input una stringa S e la restituisco perché è già una stringa, se è un float, se è un F prende in input una float e la restituisco. Quindi questo codice non ha nessunissimo problema, lo potete scrivere in qualunque linguaggio non tipato, problema tiparlo. In Erlang o in Elixir questa roba si scrive senza un consiglio. Il problema è come faccio a tiparlo. Se l'if si tipa con l'if, con cosa tiperete il match? Con match. Quindi il tipo è banale. Match, specifier, se il specificatore è un D, restituisco una funzione da int a string, se un S è la stringa string, se un F è la float string. Ok? Fin qua, diciamo, apparentemente tutto bene. Il tipo non è proprio particolarmente leggibile, quindi magari lo vorrei abbreviare. La parte importante è associare a D un intero S una stringa F un float, quindi magari, visto che ormai sto scrivendo codice a livello di tipi, continuo a scrivere codice a livello di tipi, perché no? E quindi scrivo una funzione interamente a livello di tipi, type of spec, che a D mi restituisce int, S string, F float. E con questa funzione, a questo punto, posso dare un tipo magari un po' più compatto, prendo l'input, quindi la mia stringa var, prendo uno specificatore che chiamo x, e il secondo argomento è determinato dalla funzione typeout che ho appena fatto vedere, che a D mi restituisce int, eccetera, eccetera, e poi alla fine mi restituisce una stringa. Bello, ci sono dei linguaggi che implementano sta roba. Sembra che Haskell l'anno prossimo sarà il primo linguaggio, diciamo, un po' più mainstream ad avere tipi di questa roba qua piena. E ovviamente a quel punto lì, diciamo, passare alla printf piena non è un problema. Qua vado veloce perché insomma voglio ridare generalize after datatype, ma l'idea è abbastanza simile. La mia printf avrà come tipo, prenderà una lista di specificatori, per esempio di e a questo punto prenderà un argomento che vuole scrivere una stringa, e questo argomento deve contenere tutti gli argomenti che normalmente non passiamo alla printf. Quindi, per esempio, se un argomento è la lista di extra, il secondo argomento sarà una tripla, e qui ci sarà un quarto, perché il primo è D, una stringa loma, come vedrete, perché il secondo è un S, e poi unit per dire fine della lista. E il codice è quello scritto lì sopra, quindi il codice non entra nei dettagli, ma è banale in un certo senso. Prendo il specificatore dell'argomento, faccio un pattern matching qua valido con entrambi, e se uno analizza un attimo quella funzione. Funziona, faremo un'analisi dopo quando lo farò con il GADT. Però per dire, il codice è molto naturale, quello che voi scrivereste in un linguaggio non tipato, semplicemente è un problema tipale. Come definisco type of specs? Beh, è il modo per tipare una funzione ricorsiva che a ogni iterazione prende un tipo differente, e quindi l'unico modo che utilizzerò per tiparla è scrivendo una funzione ricorsiva a livello di tipo. Quindi anche in questo caso non mi interessa tanto il codice, quello che fa, per esempio, type of DFS eseguisce int per float per string. Quindi una computazione con una ricorsione ai valori dei tipi. Quindi detto così è tutto bello. L'idea semplicemente è il tipo di un if then else è un if then else a livello dei tipi. Il tipo di un match with è un match with nei tipi. Il tipo di una funzione è una funzione. Il tipo di una funzione ricorsiva è una funzione ricorsiva. Questa disciplina di tipaggio va sotto il nome di tipi dipendenti. E appunto ci sono varie implementazioni, vari linguaggi totalmente accademici, Haskell potrebbe essere il primo a implementarli completamente l'anno prossimo. Ma il punto è, bello, ma qual è il problema? Perché non ci sono le linguaggi to cure? Sono due problemi. Dal punto di vista degli implementatori succede quello. Implementare i tipi dipendenti è moderatamente un casino. Quindi si fa, l'ho fatto, ma diciamo è moderatamente incasinato.
Il problema non è tanto quello, il problema sono gli utilizzatori. Gli utilizzatori è questo. Sono, per farci roba realistica, sono praticamente un delitto, sono al limite dell'inusabilità. Ma perché? Dov'è veramente il problema? Per capire dov'è il problema, torniamo ai linguaggi di programmazione a cui siete abituati, con i sistemi di tipi a cui siete abituati. Nel mondo reale, diciamo, nel mondo fuori dalla torre d'avorio, c'è una distinzione rigida in classi sociali fra i termini e i tipi. I termini sono i lavoratori, sono quelli che rappresentano i dati, rappresentano le computazioni, fanno tutto il lavoro, e sono invece dei fondamentali, quando compilo il codice assembler, rimangono solamente i termini, i tipi scompaiono completamente. I tipi sono i borghesi, non fanno niente, ok? Stanno lì, controllano, godono dei benefici dei termini, controllano che tutto sia a posto, ma di sicuro non muovono un dito e non calcolano assolutamente nulla. E perché questa distinzione rigida è importante? È importante perché il fatto che i tipi non facciano niente, non calcolino, fa sì che sia facile sapere se due tipi sono uguali oppure no. Per esempio, se mi chiedo la lista di naturali uguale alla lista di booleani, la risposta è facile. Io guardo e dico no. E perché mi interessa sapere se due tipi sono uguali o sono diversi? Perché io voglio tipare i miei programmi. Per tipare il mio programma, in continuazione devo vedere se sto usando i tipi giusti. Chiamo una funzione, gli passo un input, devo guardare che il tipo dell'input sia il tipo che la funzione fa. I termini fanno tutto il lavoro, quindi calcolano, il che vuol dire che tendenzialmente chiedersi se due termini, che potrebbero essere due funzioni, sono uguali, è qualcosa che normalmente non si fa. I lavoratori non si confondono. La stragrande maggioranza dei linguaggi di programmazione, se voi chiedete se due funzioni sono uguali o se due metodi sono uguali, spesso vi beccate un'eccezione che dice non ci provo nemmeno, poi vi beccate delle risposte essenzialmente casuali. Perché è un problema indecidibile, un problema difficile. Vedete questo esempio? Queste sono due funzioni. La prima prende x e y e istituisce un booleano vero se x più y è pari. La seconda prende x e y e istituisce vero se y più x più 1 è dispari. Sono la stessa cosa? Sì, sono la stessa cosa. La somma computativa, se un numero è dispari, il successore, no, se pari, il successore è dispari anche in presenza di overflow e underflow e cose del genere. Chiaramente non è niente che un compilatore fa. E quindi, quando usate un linguaggio con tipi dipendenti, il compilatore quasi mai... scusate, forse è stata una slide, esatto. Il problema qual è? Che se torniamo ai linguaggi con tipi dipendenti, quello che ho fatto vedere poco fa, dove l'if si tipa con l'if, il match con match e così via, dove c'è codice a livello di tipi, non c'è più la divisione fra i lavoratori che lavorano e i tipi borghesi che non fanno niente. Quello che tenete è la middle class. Tutti fanno tutto, ok? Tutti lavorano in qualche modo. E quindi anche i tipi calcolano e quindi non sappiamo più se due tipi sono uguali oppure. Qui c'è un esempio di due tipi che sono uguali, ma non è banale sapere che sono uguali. E quindi questi linguaggi che esistono, che hanno implementato questi tipi dipendenti, non chiedete cosa farà Haskell l'anno prossimo, come fanno a fare tipare se non sanno capire se due tipi sono uguali? La risposta è il compilatore non capisce e lo chiede all'utente. Dice, ma mi spieghi perché stanno due robe sono uguali? Quindi ovviamente il risultato è quello che vi ho detto prima, cioè questo. Ok? Di fatto belli, ci si può scrivere tanti articoli, ma non ve li consiglio in produzione. Quello che dovete trovare in qualche modo per tipare le cose che sia intermedio, che riesca a essere abbastanza espressivo da tipare degli esempi, ma che non sia troppo derivante dal punto di vista dell'utilizzatore. E la soluzione, una soluzione intermedia, sono appunto i generalized abstract data types o GADT. Detto altrimenti, come insegnare a un vecchio cane nuovi trucchi? Perché io sono altro che i nostri cani vecchi, tipi di dati algebrici, che sono il costrutto principale dei linguaggi funzionali, semplicemente li tiperemo in una maniera più furbetta. Un minimo di storia da dove nascono, sono stati inventati, diciamo, osservati nel 94 come una semplificazione di quel sistema di tipi complesso che vi ho fatto vedere, anzi una variante ancora più complessa. Il primo linguaggio serio è implementato è stato Haskell nel 2003, ma era pure interagito male con tutto il resto di Haskell. Nel 2006 è stato fissato una cosa, quindi dal 2006 Haskell ha già di teaser. OCaml arriva nel 2012, il resto della,
le luci che vi farò vedere userò GADT sintassi OCaml, perché è quella su cui mi trovo più a mio agio. E come dicevo, un po' tutti gli altri linguaggi di programmazione, Scala, F-Sharp, quelli che integrano programmazione oggetti e costrutti funzionali in modo li hanno integrati, più o meno ci sono, trovate pagine web che vi descrivono come fare più o meno un GADT in scala, ma poi non funziona, ci mettete due casse al volo, insomma, più o meno qualcosa funzionante, ma non funzionano come dovrebbero veramente. Notate l'ultima linea che è importante, quindi è un modo nuovo per tipare qualcosa di vecchio, ma soprattutto è tipaggio. Quindi una volta che avete tipato, compilate, quindi è quasi vero che non c'è il verbo. È solo un vantaggio rispetto ai tipi precedenti e includono i tipi precedenti. Quindi diciamo, se volete usare bene, se no fate finta di non averli mai visti. Quindi adesso vi farò vedere un paio di usi, vi ce ne ho degli altri. Il primo, userò il GADT per che è un esempio piccolo e quindi in qualche modo mi aiuta a spiegarlo. Poi vi farò vedere invece un esempio per certi versi più interessante, in cui vi farò vedere il codice senza GADT che lo rendo e il codice con GADT che è più efficiente, più piccolo e più bello. E anche qualcosa che vi parlo di più probabilmente. Comunque, iniziamo prima dalla pentest. Quindi cerchiamo di partire dal concetto che funzionava complicato e vedere che cosa succede. Quindi l'idea chiave di implementazione è analoga a quella delle luci precedenti, ma io ho un tipo di dato algebrico che dice che è uno specificatore di OS o F, che sono quelli, e poi mi metteva una funzione dei vari tipi, tutta blu, che faceva parte del match e diceva, vabbè, di lo so. L'installaggio d'oggetti. Quindi dico in teoria S con le stringhe ed F con i float. Solo che quella è una computazione codice a livello di tipi e non lo voglio più perché mi rende indecidibile e complicato il tipaggio. Quindi l'idea è in qualche modo di integrarli assieme. Quindi voglio prendere le due cose scritte in alto e trasformarle semplicemente in un nuovo modo di tipare i tipi di dati. Quello che ottengo è questa specifica che è un GADT. Adesso cerco di spiegarvi che cosa lo rende un GADT. Quindi, innanzitutto, notate che se vi scordate la parte nera, diciamo il tipo, è la stessa cosa di sopra. Io sto definendo un tipo di specificatori e a tre costruttori di S, esattamente come sopra. Runtime è la stessa cosa. Però li tipo in maniera leggermente diversa. Stavolta non è più il tipo degli specificatori, ma degli alfa specificatori. In OCaml i parametri di un tipo li scrivo prima, quindi non dico una lista di interi, dico di interi una lista, perché è più terribile, è più atroce la sintassi, quindi è proprio per quello. Quindi un'alfa list è una lista di alfa, come un alfa specifier è uno specificatore di alfa. Ma che cos'è quell'alfa? In una lista di alfa è il contenuto della lista. Qua, alfa specifier, l'idea è che questo alfa in un qualche modo sia l'alfa di quella funzione là. Cioè, io voglio etichettare ogni specificatore con il tipo che in qualche modo io voglio specificare. Quindi, un altro specificatore mi dice questo è uno specificatore per qualcosa che sta a un altro. Quindi, potrebbero essere il bool specifier, l'int specifier, il specifier e così via. Dopodiché, richiamo nei tre costruttori di tipo esplicitamente, quindi da sopra non erano tipati, era naturale che erano adesso tutti tipo specifier. Qua sotto invece vi vado a tipare esplicitamente per dire come istanzio alfa. Quindi D non è uno specificatore di qualunque alfa, D è uno specificatore int, un int specifier. S è uno string specifier, F è un float specifier. Perché ho scelto così? Potrebbero essere anche non disgiunti, potrebbero avere due costruttori diversi che specificano esattamente la stessa cosa, poi vedremo degli esempi più complicati. E cosa vuol dire veramente questa slide? Vuol dire, per esempio, che se io so che D è un alfa specifier, poiché in verità D io ho dichiarato come un int specifier, il compilatore può concludere che alfa deve essere un int. Quindi se siamo in un punto del codice dove lui sapeva solamente che arrivava tipo alfa, se scopre che è un D, per esempio con un pattern matching, scoprirà che alfa è un int. Oppure in questo caso scoprirà che alfa è un float. Quindi per la prima volta il compilatore durante il tipaggio ragiona in qualche modo. Scopre che certi tipi che non sapeva cosa sono, in verità sono dei tipi particolari. E sempre per intenderci, questa è la stessa definizione, giusto per vedere se stiamo capendo, D ha tipo int specifier,
S è tipo string specifier, non c'è nessun costruttore che abbia tipo string specifier. Ok, fin quelle esempio. Cosa me ne faccio? Adesso che ho io il mio ADT, posso finalmente scrivere la mia funzione stringOf. Vi ricordo la funzione che prendeva lo specificatore, uno specificatore e un argomento del tipo giusto. E tutta la magia sta nel tipo da stringOf. Quindi prima di guardare il codice, guardiamo il tipo. Quindi, ho una qualche parvenza di mouse? No, sì. Quindi, la stringOf che cosa prende? È parametrica sul tipo A, è polimorfa sul tipo A, prende uno specificatore spec che ha tipo A specifier, quindi è uno specificatore per A, e poi prende un argomento X. Che tipo di A X? A. Ok? Quindi se gli passo un int specifier, dopo gli devo passare un intero. E infatti questi sono gli esempi di chiamate. Io per esempio posso chiamare la string of passandogli D. Se io gli passo D, lui scopre che A è un intero, perché D è un int specifier, e quindi poiché è la secondo argomento che è un intero, gli posso passare 4. Il print type A è un fisco. Quindi, come al solito, in questi linguaggi io non scrivo esplicitamente che sto istanziando su int, lui lo capisce dall'argomento D. Se gli passo invece un F, F è un float specifier, quindi lui capisce che A per forza deve essere float, e quindi dopo gli posso passare 4,3, che è tipo float. Guardiamo il codice. Come scrivo il codice? Beh, il codice è sempre quello non tipato che scriverei normalmente. Anzi, stavolta è qua più semplice perché l'X l'ho già preso in input. Quindi ho preso in input la mia X e a questo punto vado col meglio lo specificatore. Se D, allora chiamo stringo int X, se S chiamo X, sempre chiamo stringo float. Perché? Perché se sono nel ramo D, vuol dire che spec è uguale a D. Ma poiché D è per forza un int specifier, vuol dire che se sono in questo ramo, A per forza è integer. E quindi vuol dire che la mia variabile x, compresa in input prima, di tipo A, è un intero. E quindi se io chiamo stringo int, tipo A. Ok? Se solo ne avevamo S, vuol dire che lui ha capito che lo spec è un S, ma S ha per forza tipo string specifier, e quindi A per forza è una stringa, in questo ramo. E quindi la mia x ha tipo A, cioè tipo stringa, e quindi posso scrivere x tipo. Se scrivessi qua stringo int x, ovviamente non mi farebbe. Quindi tutta la magia degli ADT è questo. Io, quando dichiaro i costruttori, in un qualche modo dico esplicitamente che abitano, che istanziano altro in un certo modo, quando faccio pattern match nei vari rami, io so qual è il tipo più preciso dei vari rami, e quindi dei tipi che prima erano astratti, A, diventano un tipo preciso. E quindi i vari rami posso tipare le mie funzioni. E a questo punto funziona. Quindi questo è il codice camel vero, quello potete lanciare, e potete passare string of int di 4 o string of s lo, e lui restituirà la stringa 4 o la stringa lo. Vi è chiaro l'esempio, se no mi soffermo. Ok? Proviamo a complicare un po' di più. E nel complicare un po' di più, però, vedremo anche, iniziamo a vedere anche un pochettino, che non è tutto quello che nel GRT. Quindi a questo punto dobbiamo fare la printf, sì? Yes. Sì, ho sbagliato io. Ho passato prima D e poi S, prima io poi 4. Sì, ho sbagliato la slide. Bene, quindi a questo punto dobbiamo fare la printf. La printf, come ho spiegato prima, stavolta la facciamo, passiamo tutti i parametri una volta sola, poi volendo c'ho anche le slide per passare veramente i parametri una volta, ma diciamo, partiamo con quello semplice. Quindi voglio passare una lista, nil const, la lista vuota e la lista testa coda, quindi una lista con testa D e coda, testa S e coda nil, quindi la lista di S, e quindi a questo punto lui si aspetterà per primo un numero, vedete che c'è scritto lo, e per secondo una stringa, che c'è scritto qua, sono invertiti. Quindi, nuovamente, qual è il gioco? Che il primo argomento, la mia lista, dovrà essere un GADT, parametrico su alfa, e alfa sarà il tipo che salta fuori. Quindi, questa è l'idea, là in alto, sto richiamando le mie liste,
come GADT in modo tale che poi lo posso utilizzare sotto. Quindi l'idea sarà, guardate prima l'esempio del codice, quindi il tipo alpha specs è il tipo della lista di specificatori, dove quell'alfa lì mi rende evidente quale sarà poi l'interpretazione di quella lista come tipo degli argomenti che voglio passare a printare. Quindi, per esempio, la lista consd, consS, consd, nil avrà tipo int per string per int per unit. E quindi a questo punto l'alfa vuol dire int per string per unit. E quindi, una volta che io ho fatto questa cosa, potrò tipare la mia printf nel modo che vi aspettate. Quindi la printf prenderà un tipo A, questo è il polimorfo, diciamo, prenderà una lista di specificatori che determina questo tipo A e poi prenderà l'argomento che è un tipo A, che è questa tupla di impaccata di argomenti. E il risultato sarà una stringa. Ok? Lo stesso gioco di prima. Adesso vi dico i dettagli, però qualcosa dovrebbe iniziare a ronzare le orecchie come non bellissimo. Il punto è che le liste sono le liste. Ok? Perché? Perché quegli alfa che ho messo nel GADT sono, in un certo senso, quello che io voglio esporre come informazione aggiuntiva per le mie liste per poi riuscire a tipare la mia funzione. Quindi se implemento la printf usando le liste, quell'alfa sarà utile per tipare la printf. Se poi implemento un'altra funzione con le liste, devo ridefinire le liste per tipare in maniera differente. E quindi, in generale, più i vostri tipi vi raccontano a che cosa servono i dati e meno sono generici per usarli. Nel modo usuale di parlare le liste sono le liste, non dicono a cosa servono. E quindi riuscite a usarle, non vi dice tanto il tipo. Se voi dite questa lista mi serve per fare questa cosa qua, bello. Però ovviamente quella lista lì serve solo per fare quella cosa. In effetti, dopo l'altro esempio, per esempio, con la printf, che invece di prendere tutti i parametri impaccati, li prendo una volta, come la printf del CD, e devo fare lo stesso gioco, definisco una buona lista, eccetera, eccetera, ma le due liste saranno leggermente differenti. Il modo con cui le tipo. E quindi, diciamo, ogni uso mi costringe in qualche modo a ridefinire tipo di dato, che non è una cosa particolarmente piacevole. Comunque, torniamo a noi. Quindi, come andiamo a vedere come definisco questa roba. Quindi, se la mia lista è vuota, vuol dire che non devo più passare argomenti. Diciamo, l'argomento che devo passare è semplicemente unit. Quindi, è una lista di specificatori che vuole come argomenti passati una tupla che è semplicemente niente. Se invece la mia lista ha una testa e una coda, la testa sarà uno specificatore che specifica un tipo beta, che si attende un beta, per esempio string, specifier, eccetera. La coda vorrà C, ci sarà la tupla impaccata int per int per string per qualcosa, e quindi l'intera lista sarà una tupla a sua volta, una coppia, in cui la testa sarà tipo B, e la coda sarà C, che a sua volta sarà una coppia di coppia di coppia di coppia di coppia. Ok? E a questo punto il codice della printf è molto banale, sono due righe, e andiamo a vedere cosa succede. Quindi, intanto cosa fa il codice? Prende in input, quindi la lista di specificatori è questa A, che concretamente sarà una tupla di tuple di tuple con tutti gli argomenti, e fa pattern match sulla coppia. Fa pattern match su entrambi in parallelo. Sono due casi nil e cons. Vediamo il caso nil. Nel caso nil, nil è un unit spec da in alto. Quindi lui capisce che il tipo A è unit. Se il tipo A è unit, XS è una unit. E quindi se è una unit, l'unica possibilità è che sia condotto. E a questo punto che cosa do in output? Beh, devo dare una stringa e la stringa mossa. Ok, non chiedevo nessun argomento, no. Fin qua, diciamo, poca magia. Nel caso cons, il ragionamento che il compilatore fa è semplice ma un pochino più complicato. Quindi, solo nel caso cons, guardiamola in alto, cons ha tipo B per C specs. Beta, vuoi dire beta per gamma specs. Cosa vuol dire in particolare? Che lui ha capito che alfa è beta per gamma. Poi, S è il primo argomento di cons che è uno beta specifico. SS è il secondo argomento ed è, sarà un gamma specifier, gamma specs. E questo input qua, XS, ha tipo A, ma poiché A è B per C, e beta per gamma, vuol dire che questa è una coppia.
Quindi io posso fare pattern matching di due elementi di una coppia e sarà ben tipato, non solo, ma perché la coppia è beta per gamma, x alla tipo beta e xs alla tipo gamma. E tutto questo è capito dal compilatore semplicemente sapendo che siamo nel caso forse. E a questo punto cosa faccio? S è un beta alla specifier, x è un beta che è di tipo beta, quindi posso chiamare la thread off per tipare l'input usando lo specificatore. La chiamata ricorsiva la faccio su tutti gli altri, che funzionano perché SS prima tipo gamma specs e XS prima gamma, quindi tutto è ben tipato, e concateno le stringhe. Questo è il mio camion con uno spazio per separare. Ok? Quindi il codice è assolutamente compatto. Quello che scriveresti in un linguaggio non tipato, il tipaggio è non banalissimo. Ok? Salto queste slide per andare a un esempio, diciamo, diverso, più interessante forse. Ma questa è l'idea di usare invece una printf che prenda tutti gli argomenti uno per uno, quindi hello è 4, quindi non c'è nessunissimo problema, è esattamente la stessa, praticamente la stessa dimensione del codice, la stessa idea, solo che qua io prendevo un alpha specs, un alpha restituivo una stringa, adesso invece là, invece di essere un alpha restituisco una stringa, è direttamente A. Quindi il tipo A deve essere lui qualcosa, freccia qualcosa, freccia qualcosa, freccia qualcosa. Deve essere una funzione n. E quindi, per esempio, c'è un esempio qua sopra, cons di nil avrà tipo specs int freccia string. Quindi mi dice che cons di nil dopo vorrà un intero per restituire una string. Se facevo di nil, il tipo che avevo qua era int freccia string. Ecco, e questo. E dopodiché il codice è uguale, insomma, cambia leggermente qua e il codice cambia leggermente perché invece di prendere in input x subito e farci pattern matching, è solo nel caso cons che prendo in input x e vado avanti, e quindi ne prendo in input tanti. E devo usare un accumulatore leggermente diverso perché uso un accumulatore per accumulare il risultato. Nuovamente la cosa di prima che vi dicevo, quindi questa è un'altra implementazione della printf, ho bisogno di un tipo lista differente. Avantime è sempre la stessa lista, con cons e nil, però bisogna tipare in maniera differente. Quindi il riuso del codice non è proprio il top. Quasi tutta la spiegazione, i luci li troverete da qualche parte, e quindi potete divertirvi a farlo. Vediamo un altro uso totalmente diverso, un uso in un certo senso un po' più interessante, perché sono qui tanti di sempre. Il secondo uso è quello di imporre invarianti sulle strutture dati. Quindi ho una struttura dati complessa di qualche tipo, vorrei che rispettasse le invarianti, ma non lo so. No, la mia struttura dati mi interagisce con un'altra cosa. Quindi quando si può non lo so che invarianti vado, e quindi il mio codice deve farsi beta, che le invarianti potrebbero fare. E vedremo come con i JavaScript il codice diventa beta. Quindi, l'esempio è un esempio, diciamo, un po' classico. Vi potrà sembrare un po' accademico, ma in verità più o meno lo stesso esempio ritorna ogni qualvolta volete implementare un domain specifico. Okay. Per esempio, un domain specifico language può essere SQL, insomma, quindi qual è l'idea? L'idea è che io ho un tipo di dato algebrico che mi rappresenta la sintassi di un domain specific language, un domain specific language di espressione. Quindi ho un numero di booleani più end uguale e l'utente può scrivere la sintassi di un'espressione utilizzando questi additivi. Quindi questo è senza gli additivi, con gli additivi normali. Quindi io dico che un'espressione è un numero che contiene un intero, un booleano che contiene un booleano, oppure la somma di due espressioni, la end di un'espressione, l'uguaglianza di un'espressione. Bello? No, fa schifo. Perché fa schifo? Fa schifo perché mi permette di scrivere espressioni che in verità non hanno senso. Io non vorrei. Sono per esempio l'espressione in cui combino malamente. Vediamo quella, per esempio, io scrivo un'espressione che è la somma del booleano true con l'uguaglianza del numero 3 del booleano false. Non ha senso perché sto facendo l'uguaglianza di qualcosa che rappresenta un numero e qualcosa che rappresenta un booleano, e poi peggio ancora, quella lì sarà un booleano, e sto combinando un quindi quel tipo di dato lì non rispetta l'invarianza. In generale, immaginate che avete definito la vostra struttura dati e
Allora, esatto, le invarianti in certe configurazioni non le volete. Qua è la stessa cosa. Ho delle configurazioni che non hanno senso per me. Bene, e come si manifesta il fatto che questa struttura dati faccia schifo? Si manifesta nel momento in cui io voglio scriverci delle funzioni sopra. Quindi, per esempio, una volta che ho un'espressione la voglio valutare. Quindi voglio scrivere una funzione val che poi in un'espressione me la calcoli. Se ho scritto plus il numero 3 con il numero 7, mi deve restituire 10. Qual è il problema? Due problemi. Primo, come tipo le val? Le val poi in un'espressione, ma cosa do in output? A volte la mia espressione rappresenta un numero intero, quindi devo dare un intero. Poi da un intero un booleano mi invento un tipo a questo punto. Quindi invento il tipo intero bool, che può essere un intero I o un booleano B. E poi la mia funzione prende un'espressione e restituisce un intero bool, oppure sollevo un'eccezione. E come la scrivo? Beh, i primi due casi sono facili. Il numero n restituisco l'intero n, il booleano b, il booleano b, ma tutti gli altri casi sono una schifezza. Tipo nel caso della somma di 1 con le 2, notate cosa devo fare. Posso valutare 1 e valutare 2, però i risultati a questo punto possono essere intero, 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 booleano, booleano, intero, booleano, booleano. Devo fare pattern matching, considerare i quattro casi, uno solo ha senso e restituisco l'intero, negli altri casi devo sollevare l'eccezione. E questa schifezza di orribile boilerplate lo devo fare per plus, per bool, ma leggermente diverso per tutti, perché qui va bene 4, il codice in maniera sensata. Ok? Quindi una schifezza. Facciamo la stessa cosa con il GLT. Quindi cambio il mio tipo espressione, adesso è un'espressione alfa, e stavolta quello che io codifico in alfa è che cosa rappresenta l'espressione. Quindi se l'espressione rappresenta un intero sarà un int exp, se rappresenta un booleano sarà un bool exp. E quindi banalmente la sintassi lo cambia, cambia un attimo. Prima c'era num off e diceva solamente il tipo dell'argomento, adesso è num due punti l'argomento freccia, quindi hanno dovuto cambiare un attimo la sintassi per fare confusione. Comunque la sintassi è corretta, questa roba esegue. Quindi cosa dice? Che num prende un intero e num applicato all'intero è un'espressione intera. Bool prende un booleano ed è un'espressione booleana. Guardate gli altri casi che sono più interessanti. Gli altri casi mi dicono, per esempio, che AND vuole due argomenti che sono due espressioni che rappresentano i booleani, se no non va bene, e lei stessa rappresenta un booleano. Il caso dell'uguaglianza è più interessante. L'uguaglianza mi dice che io posso prendere due espressioni beta, quindi non è importante siano int, bool o qualunque altra cosa, l'importante è però che hanno lo stesso tipo. Quindi due espressioni che rappresentano lo stesso tipo e il risultato delle Q comunque è un'espressione booleana. Quindi a questo punto se io scrivo un esempio sbagliato, plus num3 bool false non ti parà, perché num3 è un int expression, bool false è una bool expression e plus vuole due int expression. Ok? Quindi innanzitutto i casi che non volevo li ho buttati via. Quindi ho imposto delle invarianti, ma soprattutto guardate la bellezza delle val. Il codice delle val è quello, è la cosa più finita del mondo. Perché l'idea delle val è semplicemente che io prendo una espressione che rappresenta una e restituisco una. Non devo più restituire come prima in maniera imprecisa, che restituivo int o bool o eccezione. Stavolta se ho una expression restituisco una. Quindi se uno è restituisco n, perché se sono nella num è una int expression, quindi a uguale int, quindi questo qui è un intero. È n un intero. Stessa cosa per due. Vediamo i casi end e q. Se sono nelle quando end è 1 e 2, end vuole un boolean expression e restituisce un boolean expression. Quindi vuol dire che se 1 e 2 sono espressioni booleani, quindi vuol dire che se le valuto ottengo dei booleani, perché il tipo ricorsivo delle valute è da expression e da. So che AND è 1 e 2 è un'espressione booleana, quindi il mio tipo A, ciò che devo istituire, deve essere un booleano, e poiché vale 1 e vale 2 sono due booleani, se io faccio l'AND di loro due ottengo un booleano. E quindi quel codice è corretto. Mi tolgo. Per le Q la stessa cosa, ma entra in gioco anche questi beta. Quindi, nel caso delle Q, sono nell'AND Q, quindi scopro che 1 e 2 sono
due beta espressioni per un beta che io non so cos'è, quindi una nuova variabile di tipo locale, quindi in quel ramo lì c'è un beta che non si sa cosa sia, ma comunque è una variabile ed è entrambi di questo tipo. Quindi se rivaluto ottengo un valore tipo beta e recupero comunque un booleano, un bool expression, quindi alfa quello che devo istituire è comunque un booleano, e se lo faccio vale 1 uguale vale 2, quello è un booleano e diventi pappo perché entrambi hanno lo stesso tipo. Quindi riassumendo, il codice che scrivo è bellissimo, quello è molto più preciso, quando tiro fuori qualcosa so esattamente questo che fanno. Vediamo di droppare perché sarete già stanchi. Quindi vi elenco solo velocemente esempi di applicazioni. Quindi i JIT in verità possono essere applicati in tanti modi e a livello di progressioni crescenti. Quindi a livello di progressione più basso potete imporre delle invarianti sulle strutture dati. Quindi ho fatto quell'esempio, ma ad esempio, per esempio, potete avere delle liste alfa, dove alfa vi dice se sono vuote, se possono essere vuote oppure no, o se avete la garanzia che non sono vuote, per esempio, per imporre che in certe parti del codice le vostre liste non sono vuote. Alberi, per esempio, potrebbe essere interessante per motivi computazionali avere la garanzia che il mio albero sia bilanciato, che non sia tutto sbilanciato. Posso tranquillamente giocare con l'alfa in modo tale da codificare l'altezza di un albero, del tipo alfa, e fare in modo in particolare che quando ho un nodo, i due alberi hanno, posso codificare gli alberi bilanciati. E il compilatore mi garantisce che tutte le funzioni ma possono essere. File descriptor, posso esporre nel tipo il fatto che siano in lettura, scrittura, in lettura, scrittura, cosa del genere. Altro esempio che vi ricorderà certi meccanismi dei linguaggi oggetti. Un caso particolare di JADT, quelli in cui, come nel caso delle Q, saltano fuori dei beta, che non sono esposti nel un beta, vi dà grafici del linguaggio i tipi esistenziali, cioè la possibilità di rappresentare il fatto che esista un tipo che io non ti dico qual è con certe proprietà, che è poi uno dei meccanismi alla base dell'hiding della programmazione oggetti. Quindi esempio concreto, io definisco printable, cos'è un printable? Deve essere un ADT, quindi poi solo int che mi serve solamente per entrare nella sintassi del linguaggio. Ma l'idea è che un printable sia una coppia formata da un elemento di un tipo alfa qualsivoglia e una funzione accoppiata a una funzione da altri string. Quindi un printable è un elemento che sa come essere stampato. E quindi, per esempio, posso prendere 4, lo accoppio con stringo print, ci metto it e ottengo un printable. Il tipo printable non mi rivela cosa c'è dentro, ok? Io non so più che di dentro c'è un intero, sono solamente un printable. Idem, una stringa con la funzione di identità è un printable. A questo punto cosa ci posso fare con questi printable? Ci posso fare un po' quello che fate con le interfacce, che so, in property, no, del genere. Quindi, per esempio, posso creare le liste, tra virgolette, eterogenee. Quindi posso mettere NLS in una lista. Non è una lista eterogenea di un numero e una stringa, in realtà è una lista di due printable. E quindi li posso mettere assieme. E poi cosa posso fare? Posso, per esempio, stampare tutti gli elementi della lista. Come faccio? Istero sulla lista e su ogni elemento applico la funzione che scrivo qua, la funzione fa pattern match per poi ho int xprint e qua dentro mi sa che esiste un tipo alfa per cui x è tipo alfa e print una funzione alfa e quindi in questo ramo io posso chiamare print di x e quindi effettuare. Ovviamente quel tipo alfa non può scappare, non posso prendere quel valore e mettere una variabile per quale genere farlo scappare, per quel tipo alfa ha senso solamente. Questa roba va sotto il nome di tipi esistenziali, sono uno dei meccanismi che trovate, diciamo, nei linguaggi oggetti sotto varie forme. Gli oggetti in qualche modo sono un calderone in cui sbattete dentro 100 cose che non c'entrano niente, i tipi esistenziali sono di queste, e hanno un sacco di utilità. Altri esempi, i JADT sono ottimi per i domain specific language, quindi ogni qualvolta voi implementate un domain specific language, non funziona mai troppo bene, perché il linguaggio ovviamente specifica quel cosa nella configurazione, quindi i tipi, quando voi giocate con il linguaggio, i JIT hanno la possibilità. Quindi, per esempio, immaginatevi un linguaggio per SQL, se io scrivo SQL run e poi la descrizione della mia query non è una stringa, ma è per esempio select la lista name age da table 1 bla bla,
ho fatto una select di due campi, name e age. Name magari è una stringa, age è una fa un intero, e quindi il mio risultato S io vorrei che sia proprio una lista di string per int. Non, tipicamente non è quello che succede. Tipicamente le librerie ti danno un blob che è una lista di liste di string, una lista di oggetti, e poi hai il metodo dove chiedete di trasformare una stringa in una lista di eccezioni o del genere, eccetera, eccetera. Ci sono per esempio le startup in Francia che si occupano grosso modo, non ho capito esattamente cosa facciano. Diciamo, ci sono dei cloud, loro fanno dei query cloud, e quindi hanno come testuale, e l'utente scrive ciao le query, e poi il panel loro lancia la query, eccetera, e quindi fare cose in maniera safe. Potete implementare i cast safe, non mi ci dilungo, diciamo, i cast in genere sono safe and safe, i linguaggi fatti bene hanno solamente il cast safe, ma il cast safe non mi fanno anche, quindi in genere potete castare qualunque cosa vi venga in mente. Ma soprattutto, tanti puntini dopo, ci sono delle cose veramente raccapriccianti, ipermasochistiche, che non volete nemmeno sapere cosa siano. Ma diciamo che grosso modo, per i GDT, anche se sembrano molto più belli dei tipi dipendenti, se li usate seriamente, vi tenete avere tutta la perversione, no, tutta no, buona parte della perversione dei tipi dipendenti, con la perversione aggiuntiva che non sapete nemmeno se sono equivalenti ai tipi dipendenti o no, perché non si è ancora capito nemmeno quello che è. Quindi, riassumendo, prima i tipi dipendenti, l'implementatore era complicato, non era complicato. Sono tutti questi ragionamenti che deve fare il compilatore, non sono unici. E voi lo date una tabellina, questo è quel tipo, quello è quel tipo, quello è quel tipo, tutto quello. In verità non è un ragionamento unico, e riuscire a fare correttamente sta roba non è chiaro. E per gli utenti? Per gli utenti è una via di mezzo. Quindi se voi fate un uso, diciamo, ragionevole di GRDT e usate dove vi aiutano e di parte dove non vi aiutano, ma insomma, avete le grosse idee, ma comunque. Se invece vi spingete più in là, o diciamo, la cosa peggiore non è tanto se voi vi spingete più in là, ma se siete obbligati, se andate a morire qualcuno che si spinge più in là, siete obbligati. Questo è la risposta. Questo è un silenzio. Io posso fare anche cose tipo su bastante, ma io sto per esempio con D, però nel parametro di gestione si mette una stringa. Questa roba riesce comunque a cercare o. No, il punto proprio è che non type checka. Il punto di fatto è che non type checka né nelle implementazioni dopo con GDT né in quella prima con le funzioni. Non type checka perché essenzialmente, facciamo invece che la printf facciamo la stringo farg, che la prendiamo uno solo, quindi io ti passo un D e poi ti passo una stringa. Quindi lui controlla che il primo argomento sia uno specifier, D è uno specifier, no problem. Deve controllare che la mia stringa abbia tipo type of D, perché lei è passato D. Ma type of D fa parte del matching, e type of D è int. Quindi tu gli stai passando una stringa, ma è un intero, e quindi non type check. Stesso meccanismo con i JavaScript. Diciamo, il proprio match è fatto in maniera di differenza, ma l'idea è proprio che non type check. Bon. Quindi se volete passare una nottata allucinante, prendete la camera asker o quello che preferite. In genere non è che si usino quotidianamente, se io penso al codice che ho scritto negli ultimi anni,
A volte sono effettivamente molto comodi, semplificano ovviamente, migliorano tanto il codice, però non è che li usate ovunque, si usano ovunque è necessario. Sono costrutti importanti, più che altro è un po' la tendenza, quindi la complessità dei sistemi di tipi andrà via via incrementandosi, è già iperincrementata nel mondo accademico, appunto già GRDT sono un tentativo di mitigare un pochettino e fare arrivare, diciamo, un linguaggio di programmazione un po' più mainstream. L'idea è ancora un po' troppo complicata.